Quando arriva giugno si sa, i primi gelati, i primi raggi UVA, c'è caldo e cosa si fa? Ti viene voglia di andare al cinema, giusto? E allora per quelli come noi che farebbero di tutto per godersi un buon film, ecco Voglia di Cinema e le migliori uscite del mese di giugno. A partire da Fury. Il 3 giugno arriva finalmente in Italia il war movie con l'agguerrito Brad Pitt. È uscito in America ad ottobre dell'anno scorso, lo so. È costato 80 milioni di dollari e ne ha incassati oltre 240 in tutto il mondo. Pitt interpreta Don Collier, il sergente dell'esercito americano da tutti chiamato War Daddy, che guida un'unità di 5 soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato chiamato appunto Fury. Accanto a Pitt vedremo il cast testosteronico composto da Shia LaBeouf, Michael Pena, John Berenthal e il giovanissimo Logan. Questa è l'unica via. Se riescono a passare, siamo tutti morti. Stanno arrivando! Quanti sono? Circa 300! Non siamo mai scappati, non lo farò ora. Dagli fuoco! Dal 4 giugno invece vedremo Scott Eastwood, figlio dell'immenso Clint, visto in pellicole come Di nuovo in gioco e Non aprite quella porta 3D, protagonista di La risposta è nelle stelle, The Longest Ride, adattamento cinematografico dell'omonimo ultimo romanzo di Nicholas Sparks. Al suo fianco vedremo Britt Robertson, recentemente protagonista accanto a George Clooney in Tomorrowland. Il film esplora le sfide e le infinite ricompense di una lunga e duratura storia d'amore. Alla faccia di quelli che dicono, ho 30 anni di matrimonio, se avessi ucciso qualcuno ne avrei scontati di meno. Tiè, dal 4 giugno. È strano come la tua vita possa prendere una direzione. Allora è qui, eh? Sì, ci siamo! Apri! Poi conosci una persona. Ehi! Tienilo. E tutto cambia. Sto iniziando un nuovo capitolo della mia vita, non voglio distrazioni. Tu sei l'unica ragazza che conosco che non avrebbe mai una storia con un cowboy. Mozzafiato. Nessuno aveva mai fatto questo per me prima d'ora. Sta arrivando. A 22 anni dagli eventi del primo Jurassic Park, in cui già potevano capire che non dovevano stare lì, arriva Jurassic World, l'attesissimo sequel della saga. Il film è prodotto da Steven Spielberg, che ha affidato la regia a Colin Trevorrow. Nel cast invece vedremo Chris Pratt, nei panni di Owen Grady, un membro dello staff del parco che conduce una ricerca comportamentale sui velociraptor. Accanto a lui ci saranno Bryce Dallas Howard, Brian T., Vincent D'Onofrio e i ragazzi Nick Robinson e Ty Simpkin. Si torna allora a Isla Nublar, ma questa volta il parco sarà completamente aperto e funzionante. La grande attrazione del parco dovrebbe essere il dinosauro ibrido, noto come Indominus Rex, creato dagli scienziati. Le cose però non si mettono bene sin dal principio, quando la nuova attrazione... Vabbè, non vi dico più niente, altrimenti mi sparate. Andatelo a vedere, dall'11 giugno. Chiudi la porta. Non possiamo chiuderla. Andiamo, chiudi subito. Il 18 giugno arriva Unfriended, il nuovo horror prodotto da Jason Blum, produttore di Paranormal Activity, la saga di Insidious, La Notte del Giudizio. Il film è già diventato un fenomeno al botteghino americano. Ripropone in chiave tecnologica il filone del found footage, quello dei filmati ritrovati, insomma, inaugurato tra gli altri da The Blair Witch Project, e racconta il cyberbullismo. Nell'era dei social network la condivisione è la vera droga e Unfriended parte proprio da questo. E se anche voi ne siete vittime, vi piacerà. Oh, ragazzi! Ehi! Che si dice? Li avete poi comprati i biglietti come vi ho chiesto 2 settimane fa? No. Quali sono i migliori? In balconata o in prima fila? Ehi, Mitch, chi è il tuo amico? Ma chi è? Ho cercato di buttarlo fuori. Non possiamo liberarcene? Non lo so, ma è qui dall'inizio. Scommetto che è solo un glitch. Beh, il glitch ha scritto un messaggio. Che dite che può essere? Questo è l'account di Rora. Chi hackerà l'account di una morta? Il 25 giugno torna al cinema l'orsacchiotto sboccato di Seth MacFarlane, che ricopre il doppio ruolo di regista e doppiatore di Ted. Nel cast di Ted 2 ritroveremo Mark Wahlberg nel ruolo di John, inseparabile amico di Ted. Non ci sarà invece Mila Kunis, che ha interpretato la ragazza di John nel primo capitolo, questa volta farà solo un cameo. Al suo posto vedremo Amanda Seyfried. Morgan Freeman, cioè anche lui invece, interpreterà un avvocato civile che dovrà aiutare il molesto peluche a uscire dai guai.
Teddy, se vogliamo avere un bambino dovrai provare che sei una persona in tribunale. Dicono che sono una proprietà. Tipo spazzatura o un pezzo di merda. Era meglio se avessi detto un martello o un'arancia. È solo una parola. Dovresti chiederlo ai miei antenati. Te ne stai in Africa a lavare i tuoi indumenti nel fiume con le tette di fuori e ti ritrovi dall'altra parte del mondo a scopare con Thomas Jefferson. Wow, hai mai pensato di fare l'insegnante di storia? Beh, Junio ci lascia con l'imbarazzo della scelta, no? Quindi, come sempre, resto in attesa delle vostre impressioni, suggerimenti e voglie se ne avete e ci rivediamo, credo, più o meno tra un mese con le uscite di luglio. Ciao a tutti dalla vostra devota Valeria.